Partita da Brescia l'iniziativa Drive in Italy promossa dalla Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, Polizia di Stato, un progetto di formazione online gratuita e multilingue dedicato agli immigrati al volante, un percorso in 12 lezioni che toccherà 9 città del bel paese, i più bravi potranno scendere davvero in pista. 9 tappe lungo lo stivale fino al 4 luglio da Brescia a Crotone per conoscere l'Italia e soprattutto per imparare a guidare in sicurezza sulle nostre strade, con un premio per i più bravi, la possibilità di passare dalla teoria alla pratica scendendo in pista. Ha preso il via da Brescia Drive in Italy, il progetto di formazione online dedicato agli immigrati al volante promosso da Fondazione ANIA, gratuito e che parla 6 lingue. La sicurezza stradale è veicolo di integrazione sociale per diffondere la cultura del rispetto delle regole. La Fondazione ANIA ha verificato che uno dei problemi principali che riguarda la mobilità odierna e moderna è quello della presenza di cittadini che non conoscono per ragioni di lingua o perché non vengono informati adeguatamente le regole di circolazione nel nostro paese, e questo determina un'alta incidentalità da parte di alcune comunità specifiche. Per questa ragione noi abbiamo realizzato questo progetto su una piattaforma web in 5 lingue, più l'italiano, per dare la possibilità a tutti i cittadini stranieri che vivono e lavorano in Italia di poter circolare con più sicurezza. Incidenti sul territorio bresciano che coinvolgono cittadini stranieri sono tanti. Sono una percentuale non preoccupante ma significativa e pertanto un corso di questo genere o comunque un supporto di questo tipo proposto in più lingue di cui loro sono sicuramente più padroni, consentirà di garantire la sicurezza totale della circolazione. Quindi anche noi che abbiamo una patente italiana o che guidiamo, che siamo cittadini italiani, beneficeremo sicuramente di un ulteriore apporto in termini di sicurezza per la nostra circolazione. Aderire all'iniziativa è facile, basta avere un PC o una patente di guida valida in Italia, collegarsi al sito internet di Drive in Italy e selezionare la lingua preferita, ma l'iscrizione potrà essere effettuata anche presso il Pullman Azzurro. Una volta registrati si avvierà il percorso formativo con animazioni ambientate. Ai 1.000 partecipanti più meritevoli saranno offerti gratuitamente 1.000 corsi di guida sicura. In questi giorni sotto Palazzo Loggia è stata allestita anche la mostra fotografica Altra strada non c'è, che ripercorre 66 anni di vita della polizia stradale, una cinquantina di fotografie legate da un filo conduttore, la lettera S. S di stradale, ma S anche di strada, di sicurezza, di speed e quindi di velocità. Sono foto che caratterizzano il nostro percorso professionale in tutta una serie di tappe, alle quali chiaramente siamo legati perché consentono di diffondere la cultura della sicurezza e della legalità anche attraverso un interesse che è diverso e che non è quello legato strettamente al discorso della repressione. Ora la pagina sportiva, spazio ai mondiali, appuntamento.